momento a caldo dopo queste 2 ore intense con i ragazzi a raccontare i pezzi più importanti della musica italiana? Beh, è stata una bellissima esperienza perché è servita persino a me per capire, come si dice, la penetrazione di alcuni artisti nell'immaginario dei ragazzi. Per esempio, ho capito che Paolo Conte era quasi più popolare di Lucio Battisti. È un dato molto importante per capire l'immaginario dei ragazzi dove sta andando. Per cui è un'iniziativa assolutamente da considerare e da promuovere. Verdelli, una battuta scherzosa per i social. Cosa avrebbero detto i tanti personaggi che abbiamo visto oggi su questo progetto? Beh, guarda, io ripenso a quello che direbbe il mio amico Pino Daniele di questa iniziativa. Direbbe: Verdelli, capito? A te ti piace fare un professore? Vabbè, scherzo. Sai che mi viene in mente una cosa che mi disse Pino adesso, in questo momento. Cioè, lui una volta io sentì in anteprima Nero a metà. E mi emozionò moltissimo, il disco era meraviglioso, noi eravamo amici, compravamo gli stessi dischi nello stesso negozio di dischi, e io dissi: sai, il compito di quello che racconta la musica è mettere le pause dove sono gli accenti musicali, cercando di dire una cosa, no? Di mettere le virgole dove sono, cercando di dire una cosa. Lui fa: sì, perché hai capito, ma hai messo troppi punti. Vabbè. Un messaggio ai ragazzi, è scherzoso ma mirato? Ma il messaggio ai ragazzi è che io penso che questa musica vi serva per capire qualcosa in più di voi. Perché io non lo sapevo da giovane, ma dentro queste canzoni c'era una parte di me e io ho continuato a coltivarla. Ecco, questo è veramente l'augurio che faccio ai ragazzi, ma in modo serio, nel senso che ci sono tante cose di noi che ignoriamo. Forse la musica, la grande musica, ha questo compito di farci capire qualcosa in più di noi, di farci capire dove andiamo, poi dove andremo nessuno lo saprà. E posso dire che veramente è stato un momento indimenticabile quello che abbiamo vissuto noi docenti, ma anche i nostri alunni. Emozionante tutto, interessante tutto, per cui ringrazio veramente Gianvito Casadonte, ringrazio lei che insomma ha tenuto veramente questa intervista in maniera magistrale, e sono contenta perché finalmente cerchiamo di sensibilizzare anche i ragazzi al messaggio che appunto Gianvito stesso ha voluto dire, che i ragazzi devono essere educati anche ad altre attività che non sono solo quelle scolastiche, ma che danno la possibilità di conoscere il mondo. Quindi grazie davvero tanto. Un evento splendido, un evento dolce, un evento mondiale ha Soverato il 2 giugno alle ore 18 su Corso Umberto. La Proloco di Soverato organizza la Guinness Cake, cioè cerchiamo di fare la torta più lunga del mondo. Sì, cerchiamo di fare la torta più lunga del mondo. È un evento organizzato dalla Proloco, dall'associazione pasticceri. Non c'è un'associazione, ma diciamo l'abbiamo creata ad hoc, quindi ci saranno tutti i pasticceri di Soverato, 7 pasticceri di Soverato che hanno creato, diciamo, questa torta. Poi abbiamo anche la collaborazione dell'associazione Corsaro Blu, che ci darà una mano sulla logistica, e poi Dulcis in fondo anche l'istituto alberghiero, che ci ha dato a disposizione anche loro la struttura per poter assemblare questa torta. Torta alla frutta, qual è il record da battere? Dobbiamo battere Matera, che è 114 metri, noi la faremo da 120 metri. Dicono che in paradiso sul corso principale ci sia una grande pasticceria, quindi Soverato sarà un paradiso il 2 giugno. Sicuramente, sarà una pasticceria unica, diciamo, dove ci saranno veramente questa collaborazione che è nata con i pasticceri, ed è una cosa, credetemi, che a me mi fa piacere, mi riempie d'orgoglio, perché quando si fa rete, come in questo caso, quando si assemblano, per usare un termine da pasticcere, diciamo, queste tutte le associazioni, è una cosa bellissima, perché Soverato deve rinascere proprio con questa sinergia, perché se c'è questa sinergia tra associazioni, veramente possiamo realizzare grandi cose. E Peppe Chiaravallotti e la Proloco di Soverato puntano a queste sinergie da sempre. Voi avete unito 34 associazioni di Soverato, quindi anche nelle cose che sembrano semplici le fate in grande. Sì, e come ben sai abbiamo fatto un gruppo, perché per la prima volta, sottolineo, per la prima volta siamo riusciti a mettere tutte le associazioni di Soverato in un unico gruppo, proprio per evitare
sovrapposizione nella gestione degli eventi. Poi anche il discorso del carnevale con 11 comuni, 22 associazioni, voglio dire, creare sinergia anche con i paesi vicini è fondamentale in questa, almeno questa è la mia politica, è quella veramente di allargarci sempre, di non rimanere nel nostro piccolo, perché fare rete, credetemi, è qualcosa di importante, poi ci rende, voglio dire, tutti quanti a pensare con un unico obiettivo, con un'unica testa. E io che sono una persona semplice ho bisogno di dati tecnici. Il 2 giugno mi muovo con anticipo, magari alle 17 perché si comincia alle 18, mi preparo un'offerta libera e poi mangio a quattro palmenti. Sì, facciamo un'offerta libera, ma più che altro perché questa offerta servirà per realizzare un parco giochi alla scuola Padre Pio per i bambini, quindi tutti questi soldi che riusciremo a raccogliere li destineremo a questa mission. E come tu sai, io qualsiasi cosa che faccio la destino comunque sempre per quanto riguarda un discorso solidale. Anche in questo caso i pasticceri tutti sono stati all'unisono concordi per destinare questi fondi alla realizzazione di questo parco giochi. E ti do qualche termine tecnico: avremo, oltre per realizzare questa torta, oltre 2000 uova, 160 kg di crema a freddo, abbiamo 100 kg di farina, 80 kg di zucchero, cioè una cosa, adesso non mi ricordo nel dettaglio tutti gli ingredienti, ma sono numeri importanti per un evento importante. Io sapevo che Soverato era la città più bella, più organizzata del mondo, ma ora so anche la città più dolce. Sindaco Daniele Vacca. È più golosa pure, no? E quindi oggi abbiamo presentato un evento importante che si terrà il 2 giugno, della torta più lunga, poi decideremo più lunga rispetto a cosa, diciamo d'Italia o di regionale, però è un evento che ci permette, attraverso la Prologo, che ringrazio, di creare quei momenti di aggregazione e di collaborazione e sinergia che la città ha bisogno. Quindi oggi si vede coinvolto, oltre diciamo, ai pasticceri di Soverato, anche l'Istituto Alberghiero, la Prologo, l'amministrazione comunale, il coro Il Mosaico, che chiuderà questa giornata del 2 giugno. Quindi un modo per fare sinergia e per capire che mettendosi insieme si possono fare grandi cose per la città, quindi operare in maniera autonoma porta all'isolamento. Questo è un'importante iniziativa che, oltre ad essere culinaria, può essere, diciamo, anche importante questo momento di aggregazione. E in sede di conferenza stampa lei ha detto che avete approfittato del giorno del compleanno di Lela Moruso per curare gli ultimi particolari insieme, sindaco e vice sindaco. Sì, siamo stati insieme a Roma, porti i saluti alla città anche da parte sua, lui in continua programmazione, il lavoro per la città, sta curando l'aspetto estivo che da qui a qualche giorno presenteremo, quindi questa forte sinergia che c'è anche all'interno dell'amministrazione ci porta a lavorare in modo, come dire, più tranquillo. Poi purtroppo alcune situazioni non sono programmate, però io sono convinto che faremo una grande stagione estiva programmata direttamente da Emanuele, quindi questo è un segno importante che la città non si mette da parte a prescindere. Il dirigente scolastico Renato Daniele: Soverato è una perla, direi una collana di perle, l'Istituto Alberghiero è forse una tra le perle più splendenti. Diciamo che l'Istituto Alberghiero è di Soverato, non perché è diretto da me, ma è l'istituto storico della Calabria. Quindi grazie all'iniziativa del presidente della Prologo di Soverato, Peppe Chiaravallotti, abbiamo intrapreso questa avventura, che davvero di un'avventura si tratta, perché raggiungere questo Guinness, che si tratta appunto della torta più lunga al mondo, non sarà una cosa semplice. Realizzare quest'opera richiede un impegno notevole e richiede una grande sinergia di tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione del risultato finale. Quindi ringrazio davvero l'amministrazione comunale, ringrazio la Prologo, ringrazio tutti i pasticceri. È stata una cosa meravigliosa, perché tutti i pasticceri di Soverato, nessuno escluso, ha partecipato e vuole partecipare alla riuscita di questo evento. Ovviamente l'Istituto Alberghiero
per queste cose è sempre disponibile, perché quando la scuola è presente significa miglior offerta formativa per i nostri ragazzi, e questo è l'obiettivo poi alla fine. E le cucine dell'IPSAR, spero di aver detto bene la sigla, sono pronte, funzionanti, e le mani che saranno utilizzate sono sapienti. Allora, i laboratori sono, non so se lei conosce il laboratorio dell'Istituto Alberghiero, ma ce li invidiano tutti, perché è la scuola appunto storica, è ben attrezzata, ma la cosa più importante di questo istituto è che i miei docenti, che sono stati ex alunni dell'Istituto Alberghiero, considerano questa scuola una famiglia, un luogo di ritrovo per tutti, per promuovere anche questa iniziativa. Quindi siamo pronti con i fornelli accesi per realizzare questa opera. Infiamma la devozione nostra e da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà fino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. E così sia. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. E liberaci da ogni pericolo, o sempre Vergine gloriosa e benedetta. Maria, aiuto di cristiani. Prega per noi. Signore, ascolta la mia preghiera. E il mio grido giunga a te. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. O Dio onnipotente ed eterno, che per opera dello Spirito Santo
hai preparato il corpo e l'anima della gloriosa Vergine Madre Maria, perché divenisse una degna abitazione per il tuo figlio. Concedi a noi, che ci rallegriamo per il suo ricordo, di essere liberati per sua intercessione, dai mali presenti e dalla morte eterna, per Cristo nostro Signore. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Fragole non si butta davvero via niente, perché le foglioline delle fragole che solitamente noi scartiamo e buttiamo in realtà hanno delle proprietà incredibili. Sono intanto ricche di flavonoidi e di tannini, quindi di antiossidanti, ma hanno proprietà diuretiche, decongestionanti e antinfiammatorie. E allora tagliamole in questo modo: prendiamo un pezzettino della fragola, teniamo le foglie e prepariamo una tisana diuretica, antiossidante e decongestionante. Come si prepara? Facciamo bollire l'acqua, dopodiché prendiamo in una tisaniera, diciamo per una tazza, mettiamo 4-5 fragole, quindi un pezzettino della fragola e anche le sue foglie. Dopodiché aggiungiamo della scorza di limone, mi raccomando, non trattato, basteranno un paio di striscioline. E andiamo a inserire tutto nella nostra tisaniera. Quindi aggiungiamo dell'acqua bollente. A questo punto copriamo e lasciamo in infusione 15-20 minuti. Il mio consiglio è quello proprio di lasciar raffreddare l'acqua insieme con le fragole e la scorza di limone. Tra l'altro quest'acqua prenderà un gusto agrumato ma anche dolciastro, perché le fragole, quel pezzettino di fragola che è rimasto attaccato alle foglie, regalerà un gusto davvero piacevole alla vostra acqua. Dopodiché potrete utilizzare questa tisana a base di foglie di fragola per aggiungerla a dell'acqua fresca, magari anche frizzante, e ottenere una sorta di tisana cocktail rinfrescante ma anche benefica. Dopodiché, quando la tisana sarà fredda, aggiungete anche delle fettine di fragola fresca. Vi assicuro che avete una tisana buona e che fa bene.